Allora, questa sera parliamo di futuro, sognare il futuro, perché molti di voi mi fanno spesso queste domande. È possibile sognare il futuro? Ho sognato il futuro? E domande di questo tipo. Quindi io rispondo subito, ciao Antonella, rispondo subito che sì. Noi sogniamo il futuro, però ci sono delle differenze da fare, delle precisazioni doverose, perché il futuro noi lo sogniamo sempre nei sogni, perché il sogno ci fa vedere il risultato delle nostre azioni di solito, quindi ci fa vedere dove stiamo andando e che cosa stiamo facendo. Questo avviene attraverso la simbologia, attraverso tutti i significati che noi riusciamo a tirare fuori dal nostro sogno e di cui solo noi capiamo bene, l'entità e il significato. Questa è innegabile questo, il sogno noi pensiamo, voi mi direte, cioè, ma io sogno anche del passato. Sì, il passato è necessario laddove il sogno ci fa vedere che stiamo ripetendo qualcosa, oppure che rischiamo di fare qualcosa che andrà a finire come l'altra volta. Questa è una. Ci sono, per chi già comincia ad avere dubbi, ci sono certamente anche i sogni premonitori, questo sì. Però volevo e dovevo specificare che il sogno è sempre finalizzato alla nostra evoluzione, quindi ci fa vedere dove stiamo andando e ci mostra, se vogliamo, tutte le possibilità e le probabilità sulla base di ciò che noi facciamo, pensiamo, ciò di cui abbiamo paura, ciò che è il nostro fermo e grande desiderio, e quindi fa delle ipotesi con tutte queste nostre emozioni e con tutte le caratteristiche del nostro cammino e ci fa vedere appunto le possibilità tra le quali possiamo scegliere. Tutti avrete sognato che non riuscite a camminare, non riuscite a parlare, eccetera, eccetera. Lì c'è per esempio da fare una scelta: se voglio andare avanti, se voglio conquistare un determinato obiettivo che può essere un lavoro, un ragazzo, un fidanzato, eccetera, eccetera, il sogno mi fa vedere che c'è un problema di comunicazione, quindi se io lo risolvo vado avanti, il mio futuro dipende da questo. Questi sono gli esempi in cui, che possiamo notare in tutti i nostri sogni, perché a chi non è successo, per carità, non a tutti, ma molto spesso ci ritroviamo in questi sogni dove siamo bloccati, non riusciamo a parlare, la porta non si apre, eccetera, eccetera. Tutta una serie di blocchi. Quindi, buon pomeriggio a tutti. Quindi, questo è uno dei modi in cui il sogno ci prevede il futuro. Poi ci sono sogni più importanti che prevedono il futuro e sono sogni che hanno immagini forti, che hanno uno spessore a livello emotivo che ci lascia colpiti, ci lascia emozionati per tutta la giornata. Questi sono sogni un po' più significativi, allora dobbiamo analizzare, vedere, verificare se si tratta di una premonizione o molto spesso della paura che si avveri qualcosa del genere. Per esempio, se sono molto innamorato, posso sognare, non lo so, che magari, la mia fidanzata muore. Oddio, morirà, morirà. Probabilmente è solo una paura, talmente sono innamorato di perderla. E se la perdessi, che cosa farei? Quindi bisogna cercare di fare un po' delle associazioni e pensare, proprio pensare, se abbiamo pensato questa cosa, se ci è passato per la mente. Infatti, come dico sempre, è utile anche a questo scrivere, tenere un diario dei sogni dove
alla sera, prima di andare a dormire, ci annotiamo tutte queste cose, le emozioni che abbiamo provato, anche le paure, le cose più importanti. Quindi, non lo so, ho incontrato una mia ex che non vedevo da 10 anni. Questo mi sembra significativo, potrebbe uscire nel sogno per farci vedere qualcosa. Ecco che anche su questo genere, su questo tipo di sogni, possiamo avere una mano dal nostro diario, quindi è molto molto importante. Quindi quando le persone mi chiedono ho sognato questo, eccetera, eccetera, può essere un sogno premonitore? Succederà davvero? Quando c'è la domanda, allora sicuramente non lo è, perché quando un sogno è premonitore si presenta in un modo totalmente diverso, si presenta nitido, si presenta in modo molto chiaro e si presenta soprattutto come una visione, quindi come quando abbiamo delle esperienze extrasensoriali, la visione di angeli piuttosto che defunti, dove la predominante è proprio l'emozione, l'emozione molto molto forte. Non intendo paura per emozione molto forte intendo dire io so che è vero, io l'ho visto, sono certo che questa cosa accadrà, sono certa di avere vissuto, visto qualcosa che accadrà a breve, accadrà presto. Questi sono sogni premonitori. Però questi sogni non sono effettivamente una magia o qualcosa che o qualche, come si può dire, potere che noi abbiamo, tipo medianico, eccetera, eccetera. Semplicemente il fatto è che noi abbiamo il nostro inconscio personale, ma siamo anche, come dimostra la fisica quantistica, siamo tutti collegati e quindi siamo collegati anche all'inconscio di altre persone, di altre, esperienze, possiamo dire, esperienze. Ecco che possiamo avere accesso, oppure è necessario, richiesto l'accesso, perché siamo la persona più indicata che può, non lo so, dipende dal sogno, fare qualcosa, può trovare beneficio da questa esperienza e da quello che crea nella sua vita, eccetera, eccetera. I sogni a 360 gradi, non solo i sogni premonitori, sono ancora un mistero, non sappiamo ancora perché sogniamo e a che cosa servono realmente. Le nostre sono tutte ipotesi, non c'è certezza ancora nei sogni, però è vero che esistono. Esistono i sogni premonitori che dicono cose che accadono. Io ho fatto un esempio molto spesso di quest'uomo, questo camionista, che sogna un bambino che gli dice tu domani troverai nella tal strada che percorrerai, troverai una macchina di questo tipo, all'interno ci sarà un uomo e un bambino, tu gli devi dire che la deve smettere di piangere per la mia morte e occuparsi di mio fratello. Ovviamente questa persona ha detto, ma figuriamoci, è stato un brutto sogno, eccetera, eccetera, ma lungo il suo percorso, ecco la persona adatta perché faceva lo stesso percorso del padre di questo bambino. La persona adatta si è trovata questa macchina davanti. Se non avesse avuto il sogno, la premonizione sarebbe andato via dritto. Quindi ha visto questa macchina, ha realizzato che la sua visione era reale, ha fermato la macchina e ha detto questa cosa al padre del bambino. Il padre del bambino si è messo a piangere. Il camionista ha avuto la sua dose di emozione e diciamo che ha cambiato modo di vedere la vita in conseguenza di questo sogno. Quindi sì, questo è lo scopo dei sogni premonitori. Non tutti, ognuno ha la sua ragione di essere.
esistono comunque. C'è un altro tipo di sogni che possiamo chiamare sul futuro e sono, pensate un po', sono i sogni ricorrenti. I sogni ricorrenti sono ricorrenti perché ci vogliono far vedere qualcosa che accadrà se noi non interveniamo. Quindi quando si presenta sempre lo stesso sogno, nella stessa modalità, quasi sempre uguale, è perché viene battuto un chiodo in modo che noi ci facciamo delle domande. Perché da questo fatto, da quello che si svolge nel sogno, dal significato che il sogno può avere per noi, potrebbe cambiare la nostra vita. E quindi sì, i sogni ricorrenti sono molto molto importanti, questo l'ho sempre detto. La maggior parte delle persone, è successo alcune volte, mi raccontano, io facevo questo tipo di sogno ricorrente, però poi ha smesso da solo. Allora, quando comprendono che cosa voleva dire questo sogno, guardandosi indietro, pensano che effettivamente se l'avessero saputo, la loro vita sarebbe stata più semplice in quel periodo. Quindi ecco, abbiamo una bella carrellata a dimostrare che i sogni, bene o male, parlano tutti di futuro. Quindi i sogni ordinari, perché ci facilitano il percorso, perché ci fanno già vedere sulla base delle nostre azioni, dei nostri pensieri e delle nostre esperienze, quali sono le possibili strade che possiamo prendere. Quindi è matematica alla fine. Se tu continui a pensare che ti ammalerai e ti vedi già in ospedale, in farmacia, eccetera, diciamo che la direzione è quella, può accadere così, 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 ma se continui a pensare in questo modo, accadrà. Ecco che il sogno magari fa vedere delle varianti in cui siamo felici, perché non abbiamo più questi pensieri e quindi l'ospedale non esiste proprio più. Il nostro cervello mette insieme tutte le informazioni che noi gli diamo durante il giorno, anche le cose di cui non siamo consapevoli, anche qualcosa che abbiamo visto, a cui non abbiamo dato peso, anche parole che abbiamo detto, sempre senza dare peso, senza renderci conto che l'abbiamo fatto. Ma soprattutto i nostri pensieri e la nostra emozione. Io pensavo, ero proprio convinta che sono i nostri pensieri a creare la realtà. Invece credo che sia proprio l'emozione a creare la realtà, perché anche l'intento è un'emozione forte e anche la paura lo è, e quindi prevalgono sopra al pensiero. E quindi i pensieri positivi sì, ma anche le emozioni giuste, quindi tipo non spaventarsi per poco, non essere pessimisti, eccetera, eccetera. Queste sono alcune regole che io mi sono messa per me. Vediamo un attimo se c'è già Mara Maria Rosaria. Vediamo. Ciao Cinzia. Ciao Katia. Allora, vediamo, Mara Maria Rosaria, ho sognato di aver baciato una bambina che non era mia e mi sono sentita a disagio. Cosa vuol dire? Ecco, anche questo è un sogno che ti fa vedere che c'è un rapporto da prendere in mano con te stessa, perché nei sogni, nella maggior parte dei sogni, tutti i personaggi che ci sono, che siano animali, che siano, a volte lo è anche il cassetto del comodino, rappresentano sempre noi stessi. Sono delle particolarità nostre. I bambini in generale, sto parlando, ma secondo me in questo sogno sì, perché la bambina non era tua, quindi una bambina sconosciuta è una te stessa che tu non conosci. Noi, lo dico sempre, non sappiamo niente, nessuno di noi. Sappiamo
sa niente. Noi pensiamo che quello che vediamo, che quello che viviamo sia la realtà. Ma ci sono molte cose che noi non comprendiamo e di cui non ci rendiamo conto, anche di noi stessi. I sogni alla fine vengono fuori da una parte inconscia nostra, quindi come non comprendiamo un sogno che ci viene presentato durante la notte apparentemente senza senso, questo sogno è il contenuto di ciò che noi abbiamo dentro, ma a cui non abbiamo accesso. Oppure non ci prestiamo nemmeno attenzione. In questo caso, una bambina che ti sei sentita a disagio e di aver baciato può essere un rifiuto di alcune parti di te stessa che non riconosci e quindi potrebbe essere qualche tuo desiderio o una vita diversa che vorresti, però ormai ho quel lavoro, ormai ho quella posizione, non potrei mai andare a fare la danza del ventre, adesso sparo a caso, però sono bisogni che noi abbiamo, che fanno parte di noi stessi e della nostra natura. Quindi laddove noi non ci esprimiamo per quella che è la nostra natura, creiamo dei blocchi. C'era una ragazza che sognava, continuava a sognare di andare a pattinare e lei aveva pattinato, sognava di fare le Olimpiadi, sognava di fare agonismo, eccetera, eccetera, e aveva pattinato per molto tempo. Poi ha iniziato a lavorare, a fare carriera e non aveva più pattinato, però le mancava qualcosa nella vita, sentiva che non era soddisfatta, sentiva che sì, va tutto bene, però e ha cominciato a sognare che andava a pattinare. E poi durante il giorno si diceva: però mi piaceva molto pattinare, però adesso no, non potrei, non mi ricordo neanche più come si fa, ho dato via i pattini, eccetera, eccetera. Queste sono le scuse che noi tiriamo fuori. E soprattutto banalizziamo il sogno, non gli diamo attenzione. Ma vi assicuro che quando è tornata a pattinare, allora ha capito l'importanza di quei sogni che faceva, che erano ricorrenti. Le è bastato ricominciare a pattinare così a livello amatoriale, a livello che ne so, come i ciclisti vanno a correre alla domenica, allo stesso modo lei ha ricominciato a pattinare. Ha di nuovo percepito l'emozione e la gioia che le dà pattinare e la sua vita è cambiata. Quindi faceva sempre le stesse cose, aveva solo aggiunto quella cosa che rendeva tutto perfetto. Questo è l'esempio di cosa possono fare i nostri sogni. Non ci chiedono ovviamente miracoli, perché i sogni li facciamo noi, quindi sappiamo quali sono i nostri limiti e quindi non c'è problema, l'impossibile non ce lo chiedono mai. Ombre, e si ricorda benissimo? Sì, ombretta, non ho capito però. Allora, Manuela, sogno in anticipo alcuni eventi, ma il sogno ha sempre un linguaggio simbolico e lo riesco a decodificare solo quando si verifica l'evento, per la sensazione che mi lega al sogno. Ok, Manuela, bisognerebbe vedere che tipo di sogni sono. Forse se non sono cose terribili, lo scrivi così, quindi credo che siano solo un ecco, è quello che io avevo visto. Se è così, se questi sogni ti fanno solo vedere che non lo so, la signora è inciampata e quasi caduta addosso a una bicicletta, però non si è fatta niente. Forse questi sogni hanno un significato per te. Hanno un significato per te e ti fanno vedere che tu hai la capacità di prevenire alcune cose, nel senso di semplificarti la vita se solo stai attenta. Può darsi che sia questo. Poi non lo so perché detto così. Però tu scrivi riuscire a decodificare, quindi vuol dire che se riesci a decodificare potresti farlo benissimo con tutti gli altri sogni o con tutte le altre emozioni ed esperienze che vivi. E
Esperienze intendo anche andare a bere il caffè, osservarti un po' intorno e vedere una scena, non so, di un dialogo oppure osservare il barman, eccetera. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Magari se hai voglia mi fai un esempio e vediamo. Ciao Elisabetta, Antonella, eccola qua, lei è quella che fa i sogni un po' più nutriti. Ciao Daniela, è la terza volta che sogno, mi vengono in sogno persone che mi passano a salutare e mi comunicano qualcosa inerente alle loro famiglie. Le stesse la mattina dopo vengo a sapere, le stesse la mattina dopo vengo a sapere che nelle ore precedenti erano morte. 3 giorni fa di nuovo io porto le parole ai figli o parenti e loro comprendono il messaggio. Ecco, in questo senso, Antonella, visto che tu vai da queste persone, vuol dire che queste persone sono raggiungibili da te, cioè non ti viene chiesto di andare a New York o ad Adelaide o a Firenze, sono persone che sono vicine a te. Quindi ci vuole la persona giusta che dà retta ai sogni perché crede nel potere dei sogni, crede che i sogni possano dare un messaggio e ci vogliono le persone, cioè che mettano insieme le persone che stanno per subire una perdita. Queste persone probabilmente con l'aiuto della tua comunicazione sono preparate e quindi possono affrontare meglio la cosa. Se invece tu dici che l'hai sognato e le persone erano già morte, allora gli si dà la conferma che esiste qualcosa di là, che non si sono polverizzate, si è spenta la luce, non esistono più e non le vedranno mai più. Sanno che c'è un luogo. Lo chiameranno misterioso oppure non lo so, ma hanno una speranza. Io credo che sia un po' così, un po' come quando le persone che hanno subito un lutto cercano una medium, questa medium riesce a metterli in contatto con questo caro defunto e questo caro defunto riesce a dare delle informazioni che solo loro conoscono. Trovano una conferma che effettivamente esiste un al di là e quindi continuano a vivere, anzi di solito hanno una gioia, una marcia in più, sono sereni, sono in pace, non hanno più sensi di colpa, eccetera, perché di solito questi defunti portano questi di messaggi, non ti preoccupare, non è colpa tua, oppure si scusano di qualcosa che hanno fatto e quindi si scioglie. Questa che può essere rabbia, può essere senso di colpa, può essere un dolore incolmabile, eccetera. I sogni premonitori sono, credo, qualcosa di più blando che comunque viene in aiuto a certe persone e certe volte può anche essere, diciamo, un avviso per qualcosa in modo che non accada. Questo sì, i sogni premonitori sono un aiuto a tutti gli effetti. E come dimostra il sogno di Antonella, sono collegamenti fra persone che sono vicine, quindi un inconscio collettivo che può aiutare le persone che fanno parte della stessa cerchia, del vicinato, del paese, eccetera, eccetera. Sono cose, sembrano miracoli, ma effettivamente noi siamo tutti collegati. E quindi questo è possibile, nel sogno, come molte volte noi incontriamo le persone nel sogno, il giorno dopo non si ricordano le persone, non ci ricordiamo nemmeno noi, ma siamo effettivamente tutti collegati. E quindi tutto può succedere, sì. Ombretta, dicevo che i sogni, ah sì, i sogni premonitori, come dice Ombretta, si ricordano benissimo.
È un po' come le esperienze particolari, esperienze extrasensoriali, esperienze di sogni lucidi, di proiezioni astrali, eccetera, eccetera. Sono cose su cui non ci possiamo sbagliare, perché sono talmente forti, talmente chiare, talmente vissute come se fossero reali, che non abbiamo nessun dubbio. Dove c'è il dubbio, io l'ho sempre detto, e non è un'esperienza di questo tipo. Quindi sì, e Ombretta lo sa, e Ombretta lo sa. Laura, io faccio dei sogni premonitori o sogno gli stessi luoghi che si ripetono, strade o case, però mi sento a disagio. Allora, Laura, qui può darsi che io non lo so se tu conosci questi luoghi, queste strade o queste case. Però quello che è più importante di tutto è l'emozione, il disagio. Quindi bisogna vedere dove è nata questa emozione di disagio. Probabilmente ti fa vedere qualcosa che sta accadendo anche adesso, oppure potresti andare verso un disagio. Non lo so, però se sogni sempre questa cosa vuol dire che devi farci attenzione. Vuol dire che devi indagare che luoghi sono. Se sono luoghi sconosciuti, prova a vedere a quali luoghi assomigliano, prova ad associare l'emozione di disagio ad un'altra emozione uguale o simile di disagio che hai provato nella tua vita. E magari delle volte succede che tutto poi si collega. Sì, questa stradina mi ricorda questo. È vero, tutto è collegato e facciamo, capiamo subito che cosa ci vuole dire il sogno. Molto spesso purtroppo noi banalizziamo i sogni, pensiamo sì, sono cose senza senso, è inutile che io mi metta lì a pensare, sono una scocciatura questi sogni perché mi fanno star male e non pensiamo minimamente che ci possa essere qualcosa che veramente ci è utile e come dico io, ci tira fuori dai guai, nel senso che ce li risparmia. Molte persone vedono ancora i sogni come banalità, come cose infantili, quindi che sono solo per bambini, e se solo proviamo a parlare dei nostri sogni con alcune persone, ci ritroviamo con un sì, vabbè, però andiamo avanti. E quindi sì, bisogna, come dico io, volerlo, voler fare un percorso con questi sogni. Allora cominciare ad analizzarli, o perlomeno a scriverli, a vederli tutti i giorni, per poi capire che effettivamente ci sono dei collegamenti durante la vita diurna. Ci sono delle cose a tutti i sognatori che cadono ai piedi durante la giornata. Quindi magari io ho fatto un sogno. A un certo punto, a metà della giornata, mi giro e rivedo la stessa scena, rivedo un oggetto, un simbolo, eccetera. Non sono separate le due realtà, è solo che in una pensiamo di essere coscienti e nell'altra invece pensiamo che ci venga mostrato un film così senza senso. E invece sono tutte e due inerenti sempre a noi e sempre alla nostra coscienza. E quindi sì. Antonella, come se mi avessero individuata come colei che può portare un messaggio, a volte cose materiali. Sì, Antonella, credo che sia proprio così. Perché tu dai retta, tu sai che cosa vuol dire, cioè dai il giusto peso a questi messaggi e quindi vai a comunicare alle persone che ti sono vicine queste cose che hai visto in sogno e quindi loro credo che apprezzino anche. Poi quando gira la voce vengono direttamente a chiederti: non è che hai sognato qualcosa per me? A volte ho visto che è successo, sì. Simonetta, ho sognato di andare a trovare nella loro casa i miei zii entrambi morti ed erano felici e sorridenti, come peraltro anch'io. E allora, sì, Simonetta, questo può essere anche un sogno ordinario, può essere un desiderio o la certezza, visto che
sono sempre state delle brave persone, sono state sempre gentili con me da bambina, eccetera, eccetera, sto facendo un esempio, e non potrebbe essere diversamente, non te li vedresti mai all'inferno. Oppure, non lo so, brutti, sperduti e che vagano senza meta. Sono belle persone, lo rimangono anche nell'aldilà. Quindi può essere una tua certezza, potrebbe essere un desiderio, potrebbe essere qualsiasi cosa. Per quello io dico che l'emozione è la parte predominante, la parte fondamentale in questi sogni. Perché, scritto così, potrebbe essere anche una visione. Manca la parte emotiva, è quella che ci rivela l'importanza del sogno. In ogni caso può essere, come dicevo prima, sia un desiderio, sia una certezza, come qualsiasi altra cosa, sì. Non per forza un contatto con i defunti, perché come dicevo prima, anche quello non ce lo possiamo negare se c'è stato. Sappiamo che è successo. Mi arrivano tanti sogni, mi vengono fatte molte domande e ci sono delle persone che quando hanno determinate esperienze non me lo chiedono, mi dicono io c'ero. Io ho visto, sono sicura che stavo vivendo questa cosa. Quindi la domanda non è se è vero, la domanda è come è successo, che cosa mi sta accadendo. Però c'è la certezza di aver avuto questa esperienza. Quindi, ripeto, dove c'è il dubbio è già no. Questo sì, questo lo dico sempre. Allora, vediamo. Gabriella, ad ogni modo, per la difficoltà di provarlo, è sempre bene scrivere i sogni e datarli. Grazie Gabriella, perché questa è la cosa fondamentale che ci dà un percorso lineare in questo lavoro. Perché se io scrivo la data nei sogni e aggiungerei anche il titolo del sogno, per esempio parlando adesso di l'ultimo che ho letto di Simonetta, potrebbe intitolarlo Gli zii felici e sorridenti. Quindi quando noi andiamo a cercare un sogno e ne abbiamo tanti, non ci ricordiamo quando l'abbiamo fatto, ma se leggiamo il titolo Gli zii felici e sorridenti, sappiamo che è quel sogno lì. E quindi è molto più semplice. Abbiamo un'enciclopedia, abbiamo un dizionario dei nostri simboli. Ovviamente il titolo lo diamo in base ai simboli, quando diamo un titolo scriviamo quello che ci rimane più impresso. Non lo so, il bambino con la bici al contrario, ci ricordiamo subito che tipo di sogno è. E quindi abbiamo un registro vero e proprio del contenuto del nostro inconscio. Sappiamo il nostro inconscio quali simboli utilizza, sappiamo nel caso di sogni premonitori o di sogni di un certo tipo dove i defunti vengono a farci visita, eccetera, eccetera. Abbiamo tutto scritto, quindi possiamo anche magari notare che questa cosa ha una cadenza ciclica, che ogni 3 mesi io ricevo una visita da un defunto o sogno questa cosa. Quindi posso cominciare a pensare, a farmi delle domande. Che cosa succede nella mia vita ogni 3 mesi? O che cosa è successo ogni 3 mesi quando abitavo, non lo so, da qualche altra parte? Possiamo mettere insieme piano piano tutte queste cose. Ovviamente bisogna volerlo fare, bisogna essere anche spinti a farlo. E lì dentro c'è tutta la nostra vita, in questi sogni. Gabriella, ad ogni modo per la difficoltà, ah sì, di scrivere i sogni. Manuela, sì, mi risponde, sogno solo eventi che riguardano la mia vita, piccoli o grandi, dipende da cosa deve accadere. L'ultimo, ad esempio, ho sognato mio padre che mi versava aceto nel piatto e mio nonno che mi versava olio. 2 giorni dopo è arrivato un dispiacere, aceto, da parte di mio padre,
con il quale non ho un buon rapporto e ho capito il sogno. Con l'olio il nonno mi faceva sentire la sua protezione, immagino. Allora, qui vorrei aggiungere qualcosa. In questo tuo sogno, Manuela, tu dici, sapevi, cioè, che arrivava un dispiacere, questo sogno te l'aveva detto. Però già dici che non c'è un buon rapporto con tuo padre, quindi non è una novità, non è un caso strano che arrivi questo dispiacere, diciamo piuttosto che te lo potevi aspettare. Ecco che questo, più che un sogno premonitore, lo vedo una logica conseguenza della vostra relazione, dei vostri discorsi, di quello che tu pensi di lui, quindi magari già la tua mente stava elaborando qualcosa. Il sogno mette insieme tutto e te lo presenta come una conseguenza logica che poi accade. Qui non c'è del miracolo, è come sognare che ti lascerà il fidanzato e state già litigando furiosamente almeno 2 volte alla settimana, tirandovi i piatti, non lo so, adesso esagero, però da lì al sognare che vi lascerete, diciamo che è una logica conseguenza per la nostra coscienza, per l'inconscio. Ecco che questi, che possono sembrare sogni premonitori, secondo me in realtà non lo sono. Fanno vedere tutte le possibilità che ci sono. Sarebbe bellissimo magari un sogno in cui tuo padre viene a chiederti scusa, che siccome tutta una serie di spiegazioni ti ama tantissimo, eccetera, eccetera, quello sarebbe un sogno, diciamo, fuori dall'ordinario che ti fa vedere un papà che non è lui. Ma in questo sogno dove hai, diciamo, preso l'ennesima delusione da parte sua, non c'è nessuna novità, è solo una logica conseguenza o era solo questione di tempo. Questo, ecco, ho usato il tuo sogno per fare un esempio. Ci sono questi sogni in cui sì, ti fa vedere che ovviamente non poteva andare diversamente, però c'è un insegnamento, perché il sogno non è che ti dà un'informazione buttata lì così. Forse ti fa vedere che si potrebbe migliorare qualcosa, magari con l'aiuto del nonno, visto che il nonno mette l'olio, magari il nonno, essendo suo padre, potrebbe fare da tramite e potreste migliorare la vostra relazione. Magari ci sono parole non dette che il nonno conosce. Magari il nonno sa che cosa è successo. Adesso vado sempre per ipotesi, però se il sogno presenta queste informazioni, c'è sempre qualcosa che noi possiamo fare. Non è solo pura informazione che il sogno ci dà. C'è sempre una possibilità di azioni, c'è sempre una possibilità di cambiare le cose. Quando vediamo, quando analizziamo un sogno. Quindi sì, sono stimoli che possono essere molto utili a volte. Ok, grazie, grazie Emanuela. Allora, Silvana, di che cosa parlate? Sì, anche di sogni premonitori, Silvana, del futuro in generale. Allora, Rita, sogno abbastanza spesso di stare con un uomo che vorrei come fidanzato. Lui non mi cerca, è solo lo sfogo del mio desiderio, del suo amore. E credo di sì, Rita. Un forte desiderio poi si manifesta nel sogno, anche perché in questo modo, quando sogniamo quello che desideriamo, in quel momento ce l'abbiamo e quindi la nostra frustrazione, la nostra tristezza è minore, quindi appaghiamo un po' quello che è il nostro desiderio, quindi c'è meno sofferenza. Ecco che di giorno
Possiamo continuare a pensare al sogno e com'era bello, eccetera, eccetera, e quindi vivere meglio la giornata. Questo sì. Poi bisogna vedere, la dinamica del sogno. Tu dici, sogni di stare con questo uomo che vorresti essere il tuo fidanzato. Può darsi che nel sogno ci siano delle informazioni che ti fanno vedere che cosa piaceva in lui, che cosa piaceva a lui di te. Ecco che magari, non lo so, adesso la sparo proprio a caso, magari tu ti metti sempre i pantaloni, invece in quel sogno lì avevi la gonna e lui si è innamorato pazzamente perché avevi la gonna. Quindi magari dici forse c'è qualcosa che dovrei cambiare da tanto tempo, ma non ho mai voluto cambiare, e magari questa cosa mi farebbe bene, me lo farebbe conquistare, eccetera, eccetera. Possono esserci una miriade di consigli che il sogno ha da darti. Non si ferma soltanto all'appagamento di un desiderio. Quindi sì, potrebbe essere anche utile in quel senso, non solo come espressione di desiderio, potrebbe contenere anche delle informazioni. Quindi dovresti analizzare bene che cosa, la scena, come si svolgeva, quali parole, quali avvenimenti, azioni, eccetera, emozioni, e vedere se lì c'era qualcosa che potresti fare, perché a volte non sono le persone a non volerci, ma a volte siamo noi che facciamo di tutto perché le persone non ci vogliano. E questo accade inconsciamente, perché inconsciamente abbiamo paura. E se poi non mi fa più uscire con le amiche al mercoledì sera, e se poi non posso più mettermi la mia minigonna preferita, adesso parlo per assurdo, ma quando ci avviciniamo a un cambiamento, come un fidanzamento è un cambiamento notevole, pensiamo alle cose bellissime che poi accadranno, ma iniziamo subito a pensare, come autodifesa, a cosa potrebbe toglierci. Ecco, queste sono, Silvana, tutte, no, Silvana, Manu, ho perso il sogno, sono comunque tutte possibilità da valutare in un sogno, questo sì. E sicuramente, per quanto sono fantasiosi e per quanto siano bizzarri nell'utilizzo di simbologie, di azioni strane, sicuramente troviamo sempre qualche consiglio molto molto prezioso per noi, che ci potrebbe anche cambiare la vita. Sì. Allora, Rita era, sì, ecco, grazie Rita. Ciao Elga, ciao, quanto tempo, è vero, ciao, bentornata. Allora, Manuela dice: sì, giusto, probabilmente molti sogni sono un'elaborazione o stimoli. L'ho interpretato come premonitore perché era un anno che non avevo notizie ed è arrivato proprio dopo il sogno. Il nonno purtroppo è nell'oltre. Ok, Manuela. Sì, potrebbe anche darsi, non è detto che perché il nonno è nell'oltre non ci possa essere, magari è l'unico legame che avete in comune, quindi tu lo amavi altrettanto quanto lo amava lui. Questo non lo so. Comunque, quello che ho detto prima rispetto a tutti i simboli e le dinamiche che ci sono nel sogno, sicuramente c'è qualche suggerimento anche in questo. Anche in questo. Silvana, mi trovo spesso a sognare di viaggiare in auto con persone diverse e in percorsi piuttosto difficili, senza una meta precisa, ma con varie difficoltà. L'auto è il mezzo che più sogno, ma con grande disagio o pericoli. Bene, Silvana, l'auto rappresenta ciò che noi stiamo vivendo in questo periodo. Allora, fammi
faccio la famiglia dei simboli più importanti. La casa, qualunque casa noi vediamo nel sogno, rispecchia noi stessi. Quindi una casa sconosciuta con tante stanze, a casa dei miei, eccetera, eccetera, siamo sempre noi. Quindi tutto quello che c'è nella casa o che accade nella casa accade dentro di noi, sta accadendo dentro di noi. La macchina è la stessa cosa, però nel momento attuale è un po' come dire, io ho un determinato lavoro e ho questa macchina, quindi io ho vissuto questo periodo con questa macchina qui. Quando io sogno quella macchina lì, rappresenta questo mio periodo che sto trascorrendo, che sto vivendo. Quindi l'automobile è quella che ci fa percorrere la strada. Possiamo anche sognare, io faccio sempre questo esempio, che stiamo guidando una Ferrari. Quindi è un momento in cui in sogno abbiamo una grande autostima, le cose vanno a gonfie vele, ci sentiamo imbattibili, ci sentiamo coi superpoteri e quindi abbiamo questa bellissima macchina. Oppure possiamo sognare che abbiamo una macchina sgangherata che non funziona, eccetera, eccetera. Allora questo rappresenta come ci sentiamo. Nel tuo caso, Silvana, se queste macchine vanno e incontrano un sacco di difficoltà, tu prendi la macchina e scrivici sopra Silvana. Questa è la tua vita in questo momento. Quindi ci sono difficoltà. Devi andare, però non riesci, succede sempre qualcosa, non funziona, non riesco a ingranare, prendo una lavata di testa dal capo, eccetera, eccetera, oppure a mio marito non gliene va mai bene una, che cosa devo fare, eccetera, eccetera. Il sogno ti sta dicendo questo. Quindi se tu al sogno metti il tuo nome alla macchina e dici, invece di dire la macchina sta andando di qua, sta andando di là, cade, si rompe, foro una gomma, eccetera, eccetera. Se tu dici Silvana fa questo, allora poi cerchi di paragonarlo alla tua vita nel momento attuale e sicuramente qualcosa ci trovi, anche perché mi dici che ti trovi spesso a sognare di viaggiare in auto con persone diverse in percorsi piuttosto difficili. Quindi sì, cerca di fare una panoramica in questo periodo o un periodo a lungo termine da quando fai questi sogni qua, se ci sono effettivamente queste difficoltà che tu vivi e perché? Perché nel sogno ci sono anche delle persone e quindi può darsi che ci siano delle dinamiche diverse a seconda del momento, quindi a volte non funziona qualcosa al lavoro, a volte non funziona qualcosa, non lo so, con i figli, eccetera, eccetera. Lì devi indagare, indagare, Silvana. Monni, io ho sognato quello che stiamo vivendo poco prima che accadesse. Ho visto furgoni militari, tanti accampamenti militari, persone malate, distese sul letto. Attimo che ho perso. Ah, è lungo. Allora, distese sul letto, amici che si rivelano nemici, che facevano iniezioni a chi sfuggiva. Poi ho sognato nel 2010 mio padre mentre moriva, nell'esatto momento in cui succedeva, come accadeva, ho visto un'ombra portarlo via mentre stava al PC. Mi ricordo sempre i sogni, anche quelli passati, fatti da piccina, e spesso vedo nei sogni i miei cari defunti. Mi ricordo dei sogni, colori, profumi, dettagli, e spesso faccio lo stesso sogno con più dettaglio o ne continuo altri. Allora, Monni, sì, non sei l'unica in questo periodo, diciamo da un anno a questa parte, a fare questo tipo di sogni, perché rappresentano anche
le nostre paure o, come dicevo prima, alcune delle possibilità che si potrebbero verificare. E quindi sì, già in un gruppo onirico un anno fa c'erano già sogni di questo tipo, come ci sono anche sogni di alieni che arrivano e che danno il loro contributo a questa situazione, eccetera, eccetera. Questo quindi potrebbe rispecchiare, già che parlavo di fisica quantistica, inconscio collettivo, potrebbe rappresentare la vibrazione proprio mondiale, non solo delle persone che abbiamo vicino, ma sono le varianti, le possibilità che sono un po' nelle energie, nei pensieri di tutti. Quindi questo sogno lo vedo molto vicino ai sogni di molti, molti altri. Il fatto che hai sognato il padre mentre moriva, nell'esatto momento in cui succedeva, come accadeva, può essere, però può anche essere delle volte che noi accompagniamo questi eventi perché li stiamo anche vivendo. Quindi non voglio assolutamente banalizzare, io parlo anche per far capire agli altri e perché non so, mancano alcune emozioni, alcuni dettagli che mi farebbero capire se effettivamente c'è una dote o non c'è, ma non importa, sicuramente c'è, è solo che è per far capire anche agli altri che delle volte quando abbiamo un caro molto vicino come un genitore o volevo dire figlio, ma non ci riesco, magari comunque un parente che è molto ammalato e stiamo vivendo questo calvario insieme a lui e quindi è malato, lo portiamo dal dottore, abbiamo paura che ci lasci, il dottore comincia a dirci la situazione è un po' così, eccetera, eccetera. Siamo molto energeticamente legati a questa persona e al suo destino e quindi è molto facile che noi sappiamo già a livello inconscio, a livello energetico, che questa persona ci sta salutando. Questo può essere, può succedere e succede molto spesso. Loro stessi, quando si avvicina il momento, leggendo i libri di Elisabeth Kübler-Ross, che accompagnava queste persone e che erano malati terminali, la maggior parte di loro parlava già dei genitori o dei parenti che già li stavano aspettando perché li vedevano. Quindi sì, può essere anche questo. Se però ti accade spesso di fare questi sogni, io non metto in dubbio che possano essere anche premonitori. Però a volte in questi casi, diciamo, sono molto vicini a ciò che stiamo già vedendo. Quindi sia il primo apocalittico sia quello del papà, insomma, c'eri già, ci sei vicino, siamo vicini alla situazione che vediamo e probabilmente stavi accompagnando anche tu il papà. Ecco, quindi mio padre viveva lontano e morto improvvisamente. Ecco, allora sì, allora succede, sono i legami che fanno in modo che le persone ci vengano a salutare. Questo succede molto spesso. Anzi, può succedere che queste persone vengano a salutare non soltanto noi, ma nella stessa sera o nello stesso momento più membri della famiglia. Si congedano in certi casi sì. In questo caso, quindi, è un legame energetico, è un legame profondo che ti mette in contatto, ha sensazione, ti fa capire che sta succedendo qualcosa. Questo sì. A volte, i sogni premonitori, senza dire niente, Monni, sul tuo caso, che sicuramente è un sogno premonitore, a volte ci sono dei sogni che sono dettati dall'istinto, che ci fanno capire ad istinto, non sappiamo perché, che succederà questa cosa e quindi questo nel sogno si manifesta. Per
Sono diverse le possibilità di sognare quello che avviene. La fisica quantistica ci ha mostrato, oltre al fatto che siamo tutti collegati, che la dimensione passato, presente e futuro non sono esattamente come le vediamo noi. Ecco che se noi iniziamo a scomporre e mettere insieme il passato, il futuro e anche le persone che abbiamo attorno, le possibilità di comunicazione fra di noi e di salti temporali, nel senso come le premonizioni o le visioni di vite precedenti, sono infinite. Noi possiamo tutte queste cose, abbiamo accesso a tutte queste cose, anche se non ce ne rendiamo conto. Fatto sta che si verificano di solito e sempre quando ce n'è bisogno. E se andiamo ad analizzare, tutti i sogni, le visioni, le premonizioni hanno tutto il loro significato, non sono buttate lì come uno spettacolo in TV, sono lì per un motivo, come ci ha dimostrato anche Antonella. Sì, accadono spesso, dice Monni, grazie per tutte le spiegazioni. Sì, Monni, ci sono persone che hanno dei canali aperti in questo senso e quindi le emozioni filtrano, arrivano molto più semplicemente. Vuol dire che è anche utile, vuol dire che è anche utile e come il discorso per Antonella, può darsi che queste cose facciano bene anche a te, non per forza agli altri, perché queste cose, mi pare di capire, queste premonizioni riguardano te. E quindi probabilmente ti aiutano nella vita. Bene. Marina, sogno spesso di far fatica a camminare come se avessi i piedi pesanti. Ecco, probabilmente accade nella realtà. Non riesci a fare quello che vorresti o c'è qualcosa che tu fai ma che non vorresti fare. Quando noi nel sogno siamo bloccati, le opzioni sono due. O vogliamo fare una cosa ma non ci riusciamo, o stiamo facendo una cosa che non vogliamo fare. E lì devi vedere tu di che cosa stiamo parlando, Marina. Però di solito è così. Manuela, scusi se approfitto della sua conoscenza e gentilezza, posso chiederle se l'ospedale in sogno è un simbolo che rappresenta qualcosa come la casa e la macchina? Allora, no, come la casa e la macchina no, l'ospedale semplicemente può indicare che c'è bisogno di cure, come anche il medico, che c'è bisogno di cure. E quindi possiamo sognare l'ospedale, non per forza dobbiamo andare in panico e pensare che adesso ci ammaleremo, verremo ricoverati, eccetera, eccetera. No, può semplicemente significare che vorremmo che qualcuno si prendesse un po' cura di noi, nel senso che la mamma mi facesse una torta a sorpresa, così senza motivo, senza compleanno, che il mio fidanzato arrivasse con un mazzo di rose o anche con una margherita perché mi ha pensato, eccetera, eccetera. Quindi sì, non è necessariamente indice di malattia o premonizione di qualcosa del genere. Ok. Forse la seconda, grazie Marina. Ok. Bene, allora io volevo chiarire questa cosa proprio perché molte persone mi scrivono e mi chiedono: ho sognato questo, oh mio Dio, cosa succederà? Cosa ho sognato, adesso sono in panico, eccetera. Certe persone proprio mi chiamano, mi chiedono aiuto perché hanno fatto questi sogni. Quindi io mi sentivo in dovere di specificare che i sogni delle volte, molto spesso, a parte i casi proprio di premonizione, sono i sogni ci mostrano le logiche conseguenze che possono esserci in base a come ci stiamo comportando nel senso in base a tutto, ai nostri pensieri, alle nostre relazioni, ai nostri desideri, alle nostre mancanze, eccetera, eccetera. È come dire che
Noi abbiamo una borsa della spesa in questo periodo e con questa borsa della spesa, se c'è dentro olio, aceto, sale e pepe e un cappuccio di insalata, non possiamo fare una pasta asciutta. Questo ci dice il sogno. Quindi ci dà le possibili varianti che possiamo mettere in atto con questi ingredienti, che sono la nostra giornata, il nostro periodo, il nostro modo di vivere. E c'è i nostri pensieri. Quindi è molto molto semplice. Allora, avevo visto Laura, sono nuova, l'avrai già detto. Noi sogniamo spessissimo l'acqua in tante situazioni, mareggiate, pioggia, fiumi, acqua che si versa. Sì, l'acqua è un elemento molto molto ricorrente nei sogni. L'acqua è viva e quindi l'acqua può simboleggiare tantissime cose, perché la pioggia lava, anche l'acqua del mare può essere tranquilla, può essere in burrasca, può essere in tempesta, tutto questo si rapporta a quello che noi stiamo vivendo. E quindi se siamo sotto la pioggia è anche un'espressione che diciamo noi: mi sto lavando. Mi sto lavando e quindi è applicabile proprio quello, però bisogna vedere anche il resto del contesto. Il fiume, fate delle volte attenzione anche a come si utilizzano queste parole. Quindi il fiume lo possiamo chiamare il fiume della vita, non andare controcorrente, eccetera, eccetera. Ecco che anche il fiume rappresenta il nostro cammino, può rappresentare il fiume della nostra vita. Poi bisogna vedere. Il lago, si dice che al lago si portano i neonati perché così piangono di meno, perché il lago è sinonimo di calma. Il lago non ha le onde del mare, quindi è quasi sempre tranquillo. Sì, anche senza avere un dizionario dei simboli o senza andare a cercare su internet, proviamo a vedere che cosa si avvicina di più o che cosa può simboleggiare, per quello che noi conosciamo, questo personaggio del sogno. Quindi, che sia il lago, che sia l'albero, eccetera, ci sono sicuramente delle intuizioni che ci possono venire in mente. A me succede spesso, quando mi focalizzo su un simbolo e dico: ma perché proprio questo simbolo? Perché è quello che mi suona più strano. Quindi, se è quello che mi suona più strano, allora avrà sicuramente un significato particolare, perché l'inconscio è furbo, ti deve catturare l'attenzione. E quindi inizio a pensare che cosa significa per me. Sì, è molto molto semplice se lo vogliamo. Io faccio sempre lo stesso esempio, perché ci sono dei tipi di cani di cui io ho paura, e quindi i cani, quelli grossi, non tutti, tipo il pastore tedesco. Ecco che se io sogno un lupo, per me significa paura, ma se Maria ha tre lupi cecoslovacchi, li ama tantissimo, ovviamente per lei il significato sarà diverso. Ecco che possiamo creare sempre con il diario dei sogni, il nostro diario personale dei simboli. Quindi io so già che quando sogno il cane, per me significa questo. So già che quando sogno la pioggia, per me significa questo. Facciamo un altro esempio con l'ascensore, che è uscito di recente come argomento del sogno. L'ascensore cosa fa? Ci porta su, oppure ci porta da un piano all'altro. Se il nostro ascensore va su e giù, si ferma al primo, al terzo, al quarto, poi torna giù, eccetera, eccetera, vuol dire che la nostra vita è abbastanza alternata e non lineare. Saltiamo di palo in frasca e facciamo confusione. Sono molto semplici i sogni se facciamo attenzione in questo modo ai simboli che ci sono, e diventa anche divertente, perché poi la soddisfazione di aver capito che cosa ci vuole dire è enorme, e vi assicuro che non è un impegno da studente di Oxford, è proprio molto semplice imparare a farlo.
Come dico sempre, bisogna volerlo, sicuramente. Va bene, allora, se avete altre domande, altrimenti io vi ringrazio tantissimo di avermi seguita. Aspetto ancora se vedo qualche domanda. Intanto vi ricordo di tenere sempre un diario onirico, anche se non avete un sogno, di scrivere oggi non ricordo i sogni, anche se solo ricordate un piccolo frammento di sogno, tipo mi è passato davanti un aereo, scrivete ho visto un aereo, mi è passato davanti agli occhi, perché date attenzione al sogno e magari la notte successiva vi ricordate più particolari del sogno di quel giorno. Quindi scrivete la data prima di andare a letto, scrivete che cosa avete fatto, molto in sintesi, parrucchiera, lavoro, litigato col marito, non lo so, scrivete le cose più importanti come ho detto prima. Il giorno dopo scrivete i vostri sogni e vedrete che arrivano sempre di più e più ne scrivete e più li scrivete, più li ricordate, più li ricordate e scrivete, più diventano, più hanno un senso logico. Quindi non è più il sogno sconfusionato, ma che cosa vorrà dire, cosa avrà detto, diventa proprio abbastanza lineare, quindi come una storia, come se il vostro inconscio vi raccontasse una storia. Diventa molto, molto più semplice da comprendere o interpretare. Katia, grazie carissima Daniela per la bellissima diretta. Grazie, grazie a voi. Ciao Valerie, ciao. Bene. Ok. Benissimo. Allora io vi ringrazio, vi aspetto alla prossima diretta. Ringrazio Katia, ringrazio tutti quanti, quelli che mi hanno seguito. E tutti quelli che sono dietro a queste bellissime dirette in questo gruppo che veramente sta crescendo sempre di più e che offre un sacco di nuovi spunti di risveglio, di evoluzione per tutti quelli che sono pronti. Grazie ancora, grazie infinite, vi auguro una buona serata e soprattutto tanti sogni. Ciao a tutti! Grazie, grazie mille, ciao!